Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora come sempre. Ci siamo. Oggi è il 31 dicembre del 2019, sono le 17:25 in questo momento in cui vi sto parlando e tra qualche ora il 2019 lascerà il passo al 2020. Io in questo video voglio innanzitutto rivolgervi i miei migliori auguri a tutti voi che mi seguite e a tutti voi che mi dimostrate continuamente il vostro affetto, la vostra stima, continuando a seguire tra l'altro i miei video, che non è che siano tutto questo granché, e come dico sempre, io sono soltanto un umile cronista, un appassionato che parlo di fumetti, diciamo, neanche un recensore, diciamo, perché io mi limito a parlarne, a fare due chiacchiere con voi. Comunque, a fine anno bisogna in qualche maniera tirare le somme per quanto riguarda l'anno che sta per concludersi, nella fattispecie il 2019. Io innanzitutto consentitemi una riflessione personale. Per quanto mi riguarda, il 2018, quindi l'anno scorso ancora, è stato per me l'anno peggiore della mia vita, per una serie di vicissitudini che non sto qui diciamo, a raccontarvi. Veramente il più brutto della mia vita, non ne ricordo uno peggiore. E però, che cosa è successo? Che cioè, a partire, diciamo, su per giù dai primi mesi di quest'anno, di questo 2019, mi sono trovato praticamente ad avere, diciamo, come dire, ad avere restituito indietro con gli interessi in senso positivo tutto quello che mi era stato strappato via nel 2018. E io alla fine di quest'anno non posso fare altro che dire che il 2019 per me, esclusivamente per me, perché io posso, ovviamente parlo soltanto a livello personale. E ripeto, il 2019 per me è stato in assoluto il più bell'anno, il migliore anno della mia vita. Anche in questo caso non ne ricordo uno migliore. Mi sono successo, partendo dal punto di vista lavorativo, il trasferimento da Lodi a Milano per me, diciamo, è coinciso con la conoscenza di persone, praticamente colleghe e colleghi eccezionali che mi sono stati molto vicini, diciamo, in quest'anno e che hanno, posso dire sinceramente, senza nulla togliere diciamo, alle persone che ho conosciuto in precedenza, tra le quali ce n'erano di splendide, attenzione, non è che io. Ci sono, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, però posso dire che lavorativamente parlando io non ho mai vissuto, non sono mai stato così bene in 34 anni di carriera come quest'anno e quindi questo ha contribuito in maniera enorme diciamo, a far tornare in me la gioia di vivere che sinceramente nel 2018 avevo completamente perduto, anche se magari cercavo di non darlo a vedere. Quindi già partiamo e quindi io non posso fare altro che ringraziare ancora una volta le mie colleghe e i miei colleghi che mi sono stati veramente vicini in questo 2019. Poi, a partire da febbraio, ho iniziato praticamente così, per una decisione mia così improvvisa, a realizzare
su questo canale che insomma so quale praticamente io mandai in onda dei video stupidi così, i compleanni, i pranzi, le cene, così per ridere, per scherzare, video che venivano visti solo dagli amici e parenti, insomma niente di che. Ma da febbraio di questo 2019 ho iniziato a mandare in onda questi video sui fumetti, perché così non so, mi è venuta questa. Ho pensato che uno nella vita deve sempre fare quello che gli piace fare, e quando si fa qualcosa che ci piace fare, il riscontro c'è sempre. È come nel mio caso, perché io praticamente da febbraio di questo 2019 fino ad arrivare a oggi, 31 dicembre 2019, ho praticamente superato i 1300 iscritti, 1350, sì, ne avevo una cinquantina quando iniziai a fare i video sui fumetti, quindi per me è stata un'escalation incredibile, cioè inaspettata, io non mi aspettavo qualcosa del genere. Io ho sempre fatto i miei video così, per passatempo, era un divertimento, un modo praticamente anche per, diciamo, evadere dalla mia realtà, quotidiana. Che ripeto, ancora nei primi mesi del 2019 mi recava gli strascichi infausti del 2018. Però a poco a poco, ragazze e ragazzi, che cosa posso dire? Questo 2019 per me è stato un anno meraviglioso. Ribadisco, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista di voi che mi seguite, che continuate a dimostrarmi, cioè, affetto, continuate a rivolgermi attestati di stima, che io, cioè, che mi lasciano veramente sorpreso e meravigliato. Poi ho avuto l'opportunità di conoscere autori, sceneggiatori, disegnatori, cose che non mi sarei mai aspettato nella mia vita. E il ragazzo che è in me, che è cresciuto in un quartiere popolare di Palermo, cioè, non si sarebbe mai immaginato qualcosa del genere, ma neanche nei sogni più sfrenati, che io avessi potuto un giorno parlare amichevolmente, avere contatti anche telefonici con autori come Boselli, cioè io non lo so, guardate, io veramente resto Freghieri, Burattini, cioè veramente un qualcosa di. Claudio Villa ultimamente, cioè, non posso, cioè, non riesco a nominarle tutti, ma sono veramente tanti, i migliori poi fra l'altro sulla piazza, che continuano a rivolgermi attestati di stima e addirittura continuano a dirmi che guardano con piacere i miei video. Di tanti ho l'amicizia su Facebook, della maggior parte, non so, adesso Vietti, Piccinelli, cioè, guardate, tantissimi. Lorenzo Bovo, disegnatore Giulia, con cui siamo molto amici. Ele Cesena, Giusfredi. Guardate, io non, adesso, ultimamente, ieri mi ha chiesto lui l'amicizia a me, uno dei disegnatori di Dago. Cioè, Dago, che fra l'altro è un fatto che non leggo, però la massaia, la caretta che disegno di Abolti. Guardate, io non ho. Ecco, poi non riesco ad elencarli tutti. Comunque, tantissima gente, Corrado Roy ho conosciuto, Stano nell'ultima, Angelo Stano nell'ultima conferenza, cioè nella presentazione di Dylan Dog 400. In più, ho avuto modo di stringere rapporti di amicizia con altri youtuber, come sapete, Loris. Manuel di 8bit, Manuela di Two Horizon, Massimo. È un po' Massimo, a proposito, il professore Massimo, un po' che non vedo i tuoi video, sarebbe ora di tornare in pista. Guardate, io faccio fatica, Viper, cioè faccio fatica a ricordarmeli tutti, devo essere sincero. E non posso, non nomino nessuno di voi iscritti, perché altrimenti qualcuno potrebbe offendersi, perché siete tanti, io non posso ricordarmi tutti i nomi, quindi evito di farlo. Però sappiate sinceramente che per quanto mi riguarda, voi siete per me, siete stati veramente importanti. Sono molto affezionato a voi. Ci tengo tantissimo.
Ma non tanto per la storia dei video, ma per quello che mi dimostrate quotidianamente. Cioè, l'ultima volta quando sono stato alla presentazione di Van Gogh, tanti sono venuti a stringermi la mano. Cioè, c'è stato uno di voi che si è voluto fare la foto con me, che io non capisco perché c'erano lì tanti autori, disegnatori famosi, io non sono nessuno, diciamo. Guardate, veramente, non finirò mai di ringraziare Dio, il fato, il destino, non lo so, per quest'anno che mi è stato regalato e tutti voi, compreso uno di voi che mi ha mandato praticamente anche un regalo, un libro, cioè. Guardate, io non sono veramente, diciamo, cioè, sono emozionato per questa cosa e francamente vorrei abbracciarvi forte, tutti quanti voi che mi seguite, però no, non riesco a farlo. Adesso, care amiche e cari amici, vi lascio con l'ennesimo ringraziamento. Ovviamente con l'augurio di un anno che possa portarvi tutto quello che il vostro cuore desidera. Domani io partirò per il giorno 1, partirò per la Sicilia, andrò a Cefalù, al mio paese natio, a trovare la mia mamma che vive da sola e ha 84 anni, e quindi abbiate pazienza, ho lavorato fino a oggi, che è il 31. Per le prossime quasi 2 settimane sarò via perché devo stare un po' con la mia mamma e rientrerò al lavoro il 13, quindi vabbè, una decina di 12 giorni, insomma, neanche 2 settimane, il 13 sono già al lavoro, quindi 11 giorni, diciamo, quindi una decina di giorni di riposo. Andrò giù, quindi abbiate pazienza, dovete pazientare, non riuscirò a fare dei video. Però quando torno, sto andando in auto appositamente, prima perché devo portare giù un bel po' di roba e poi perché mi recherò, tra le altre cose, nella casa di campagna dove cercherò di recuperare fumetti, dice, i fumetti del tempo che fu, per portare quelli più preziosi per portarmeli qui a casa. Detto questo, care amiche e cari amici, ancora una volta vi ribadisco tutto il mio affetto, vi faccio i miei migliori auguri di buon anno e vi saluto come sempre con un grosso abbraccio profondo dal mio cuore e dandovi appuntamento per il mio prossimo video che spero ci sarà e che sarà nel 2020, all'anno nuovo. Detto questo, prima che cominci che mi commuova veramente, non posso fare altro che ancora una volta salutarvi come al solito. Alla prossima.